Allora, che ne so, vediamo qualcuno che potrebbe aver creato problemi, tipo questo, se A è uguale a un terzo, se A è uguale a un terzo e A diviso A più B è uguale a un mezzo. Cosa bisogna trovare? Bisogna trovare B. Una volta che uno ha trovato B, la domanda dice trovare B. Una volta che ha trovato B, uno trova la somma, trova tutto quello che gli pare. Allora, come si può procedere in una domanda di questo tipo qua? Primo metodo è forse la sostituzione brutale. Io ho A uguale a un terzo e vado a sostituirlo in questa equazione. Cosa diventa? Diventa un terzo diviso un terzo più B uguale a un mezzo. Adesso come si procede? Spero che vi sia chiaro che si possono prendere i denominatori, tipo questo qui, e portarlo su. Cosa sto facendo? Questa qui è una procedura che dopo un po' viene automatica. Cosa vuol dire? Che sto moltiplicando a destra e a sinistra per questa quantità che ho inscatolato di viola qua. Quindi qui si semplifica e compare di là. Quest'operazione di portare di là si giustifica formalmente in quel modo. Cosa diventa? Diventa un terzo uguale a un mezzo che moltiplica un terzo più b. Adesso qui semplicemente si fanno i calcoli, diventa un terzo uguale, qui cosa faccio? Un mezzo per un terzo che fa un sesto, più un mezzo per b che fa b mezzi. Adesso cosa faccio? Porto un sesto di là. Cosa vuol dire che un sesto va di là? Che ricompare di là con il segno meno. Sono operazioni che vi tornano queste, spero che siate familiari con questo tipo di ragionamento. B mezzi uguale un terzo meno un sesto. Cosa ho fatto moralmente? Cosa vuol dire portare di là una cosa? Vuol dire che io ho aggiunto a destra e sinistra, che cosa? Meno un sesto. Così qui se n'è andato. Ed è ricomparso di là col segno meno, per quello. Cioè, riflettiamo su questo tipo di passaggi che noi si fa in automatico ma senza pensare molto perché. Adesso quanto fa un terzo meno un sesto? Un terzo meno un sesto fa un sesto. Quindi abbiamo che b mezzi è uguale a un sesto. Cosa faccio ora per trovare b? Prendo il 2 e lo porto su di là, che cosa sto facendo rigorosamente? Sto moltiplicando a destra e a sinistra per 2, qui il 2 se ne va e qui compare moltiplicato, quindi B uguale un sesto per 2 e quindi un terzo. E quindi ho trovato che B fa un terzo. Questo è un procedimento, diciamo, proprio come suol dire bovino, sostituzione, sostituisco dentro e faccio i conti. Volendo c'era un approccio anche leggermente più furbo. Qual era l'approccio più furbo? Beh, riscriviamo l'esercizio. Che cosa abbiamo? Che A è uguale a un terzo e che A diviso A più B è uguale a un mezzo. Vediamo se vi torna. Posso prendere questo A più B e sbatterlo su di là e prendere questo 2 e sbatterlo su di qua? Cioè, io voglio fare un passaggio alla fine del quale mi ritrovo 2A è uguale a più b. Mi torna questo tipo di passaggio? Che cosa ho fatto? Ho fatto due passaggi in uno, adesso ve lo rifaccio più lento. A diviso a più b uguale un mezzo, porto il 2 sopra e quindi cosa diventa? Diventa 2a diviso a più b uguale a 1. Adesso cosa faccio? Porto l'a più b sopra e diventa 2a uguale a più b. D'accordo? Qui l'ho fatto in un solo colpo. Adesso da qui come posso semplificare? Questa a posso portarla di là. Cosa sto facendo? Sto sottraendo a destra e a sinistra. Dove arrivo? Arrivo da qui, arrivo ad a uguale a b. E quindi se a era uguale a un terzo, b è uguale a un terzo. Quindi B uguale ad A uguale a un terzo. Capite che così ho fatto meno calcoli. Fare meno calcoli uguale meno possibilità di sbagliare. Se uno sceglie un procedimento complicato è più facile che sbagli. Non solo, lo stesso conto fatto in due modi, che dà lo stesso risultato, è una garanzia che si sta procedendo
correttamente. Cioè, quando, questo ve lo dico come regola generale, quando fate un esercizio, per controllarlo, cosa fate? Rifate 10 volte gli stessi passaggi? Probabilmente rifate 10 volte lo stesso errore. Cercate sempre di farlo in un altro sistema. Se coincidono, è un buon segnale. Se non coincidono, avete un problema. Facciamone un altro. Che cosa ci abbiamo? Facciamo, che ne so, A più B, uno con A più B e A diviso B. Tipo A più B uguale a 1/3, A diviso B uguale a 1/2. Cosa fate in questo caso qua? Beh, c'è il metodo bovino che cosa dice? B uguale a 1/3 meno A, sostituzione, cioè ricavo B dalla prima, sostituisco nella seconda, faccio i conti, ma sa da essere lunghetto. Avete qualche idea migliore? Provo a riscrivere questa in qualche modo. Cosa posso fare qui? Portare la B su di là e portare il 2 su di qua. Quindi questa può essere riscritta come? A uguale a B. Ritorna? Ora cosa faccio? Questo B lo vado a sostituire nella prima equazione. Sostituisco nella prima equazione e cosa mi ritrovo? Mi ritrovo A più B cosa diventa? 3A. A più B diventa 3A, 3A uguale a 1/3. E quindi A è uguale a 1/9. Una volta che conosco A, come faccio per ricavare B? C'è solo l'imbarazzo della scelta. B, sappiamo che è 2A, e quindi è 2/9. Vi torna? O è arabo? Torna, no? Per il momento. Facciamone ancora uno. Vediamo questo. A più B uguale a 1/2, A diviso A più B, A diviso A più B uguale a 1/3. Come fate a fare questo? Vabbè, nulla di più semplice, dite voi. Beh, primo modo. Sostituisco la prima nella seconda. Cosa ottengo se sostituisco la prima nella seconda? Ottengo A diviso A più B, ma A più B so che vale 1/2. Quindi A diviso 1/2 uguale a 1/3. Quanto fa A diviso 1/2? Il 2 va sopra, 2A. Quindi questa qui mi implica 2A uguale a 1/3 e quindi A uguale a 1/6. Chiaro? Una volta che ho A, come faccio a ricavare B? Ad esempio, per differenza, B uguale 1/2 meno A, uguale 1/2 meno 1/6, e 1/2 meno 1/6 fa 1/3. Quindi questo è il primo modo. Secondo modo, mi lavoro la seconda. Cosa vuol dire lavorarsi la seconda equazione? Io ho A diviso A più B uguale a 1/3 e la riscrivo come? Porto il 3 di là, 3A uguale A più B e quindi B uguale a 2A. Una volta che so che B uguale a 2A, cosa faccio? Vado nella prima equazione. Quindi ora torno alla prima equazione, sostituisco nella prima, e mi ritrovo che A più B è uguale a 3A, perché B uguale a 2A, è uguale a 1/3, da cui A uguale a 1/9, e poi vado avanti come prima. D'accordo su questo modo di procedere? Si fanno tutti con argomenti di questo tipo. Ecco, due parole sulla seconda pagina, quella del vero falso.
Non mi interessano in questo momento tanto i calcoli, quelli lì ve li potete fare anche da voi, ma mi interessano le vero o falso, perché tradizionalmente queste all'inizio fanno vittime, e forse ve ne sarete accorti. Ecco qua, questa qua. 7 maggiore o uguale di 5. Vero o falso? Io sono sicuro, chiaramente avete visto le risposte, sono tutti buoni a saltare sul carro del vincitore. Io sono sicuro che molti di voi hanno risposto falso. Ecco, toglietevi questa idea dalla testa. Ok, vedetelo così. Se io vi dico, chi di voi ha l'età minore o uguale di 40, venga qui e gli do 50 euro. Venite o non venite? Venite. Quindi ritenete che la vostra età, 19, sia minore o uguale di 40. Quindi 19 è minore o uguale di 40. Voi dite, se vale 40 euro o 50, sì. E allora perché se uno ve lo fa in un test rispondete, no, perché dite, non, no, è minore stretto, non è minore o uguale. È minore, la parola è minore o uguale. Minore e uguale non avrebbe nemmeno senso. Cioè, o questo simbolo non ha nessun senso, perché non può contemporaneamente valere minore e uguale, o altrimenti il senso è quello con la o uno o l'altro. Quindi è vero che 7 è maggiore o uguale di 5? Sì, perché è maggiore. È vero che 1999 è maggiore o uguale di 1999? Maggiore o uguale, sì. Sopra è vero per colpa del maggiore, sotto è vero per colpa dell'uguale. Basta uno dei due e la cosa è vera. Voi dite la solita burocrazia della matematica, provate a fare un programma e scoprite chi è veramente burocratico, se la matematica o il computer che la applicano strettamente. Ecco, quella sotto, meno 1999 minore di meno 2000, beh, quella è falsa. Insomma, se vi fate una retta e andate a piazzare i punti vi accorgete che questa è banalmente falsa. Ecco, mi interessano un po' anche queste qua. Se tipo questa qua, se x è maggiore o uguale di 3, allora x quadro è maggiore di 0, vero o falsa? X maggiore o uguale di 3 implica il quadrato è maggiore di 0? E voi avete detto giustamente vera. Perché è vero? Se x è maggiore di 3, il suo quadrato è addirittura maggiore di 9, quindi a maggior ragione è maggiore di 3, a maggior ragione è maggiore di 0, d'accordo? Ecco, quella successiva, x minore di 3 implica x quadro minore di 9, è vera questa? Questa è falsa, perché? Per colpa dei negativi, per colpa dei negativi. In che senso per colpa dei negativi? Meno 1000 è minore di 3, questo è x, quando vado a fare i quadrati, x al quadrato che cosa diventa? 1000 al quadrato è minore di 9, questo è x quadro? Sicuramente no. Quindi questa era falsa, per colpa dei negativi. Ecco, solo altre due. E x maggiore di 0 implica x quadro maggiore o uguale di 0. Non so se c'è questa. Non c'è, non ve la faccio adesso. Vero o falsa? X maggiore stretto di 0 implica x quadro maggiore o uguale di 0. È il solito discorso dei 40 anni e dei 40 euro di prima. Voi dite, questa sotto è vera? X maggiore di 0 implica x quadro maggiore di 0. Questa avreste detto vera tranquilli, no?
questa vera senza nessun problema. Se un numero è positivo, il suo quadrato è strettamente positivo, e su questa non ci piove. Se è vera questa, quella sopra è ancora più vera, perché qui c'è scritto maggiore o uguale. Quindi ho l'uno, basta uno dei due e la cosa è vera. È vero il maggiore stretto, dunque è vero il maggiore uguale. L'ultima di queste, vero o falso, che cosa diceva? Esiste, io vi uso un po' di questi simboli intanto, tanto probabilmente li conoscete tutti. Questo simbolo qui vuol dire esiste. Cioè vuol dire che invece di scrivere esiste, che sono sei lettere, scrivo quello che è una lettera. Semplicemente un'abbreviazione. Esiste X reale, così impariamo un po' di terminologia, tale che X quadro è minore o uguale di zero. Esiste un numero reale il cui quadrato è minore o uguale di zero. Se continuate a dire falsa, mi preoccupa. È vera, per colpa di chi? Basta prendere. Basta prendere x uguale a 0. È un numero reale? Sì. Il suo quadrato è minore o uguale di 0? X quadro è uguale a 0. E per il solito discorso dei 50 euro, 0 è minore o uguale di 0. D'accordo? Quindi occhio, vabbè, adesso questo era un esercizio di burocrazia, ma se un giorno andrete a fare un programma capirete quanto la burocrazia possa essere importante. Quindi chiarezza sui simboli e sul loro significato. Va bene, allora io propongo di fare quindi potenze e radicali. Allora, potenza, iniziamo a esaminare il caso più semplice, esponente intero positivo. Il primo caso che si esamina è quello di esponente intero positivo. O positivo cosa vuol dire? Gli anglosassoni dicono positive means positive. Positivo significa maggiore di zero, maggiore stretto di zero. Quindi esponente intero positivo. Cosa vuol dire x alla a? Vuol dire? Va bene, cosa vuol dire x alla ottava? X moltiplicato per se stesso 8 volte, quindi x alla a vuol dire x per x per x per eccetera eccetera per x, il tutto ripetuto a volte. Quindi x alla terza vuol dire x per x per x. X alla quarta vuol dire x per x per x per x. X alla 1, x moltiplicato per se stesso una volta, quindi vuol dire x. Questo è il caso dell'esponente intero positivo. Ci sono delle richieste su x? Se x è 0 funziona tutto questo discorso? Perfettamente funziona. 0 alla ottava vuol dire 0 moltiplicato per se stesso 8 volte, 0 per 0 per 0 e fa 0 senza nessun problema. Se x è negativo ci sono problemi? Assolutamente no. Quindi richieste su x? Nessuna. Proprietà. Proprietà di queste potenze. Quanto fa x alla a per x alla b? Fa x alla a più b. Perché? Che cosa vuol dire x alla a? Vuol dire x moltiplicato per se stesso, quante volte? A volte. Questo è x alla a. Cosa vuol dire x alla b? X moltiplicato per se stesso, b volte. Quindi per x
e queste sono bivolte. Questo è x alla b. Quindi x alla a per x alla b alla fine, che cos'è? Una fila di x ripetuto quante volte? A più b. Quindi in tutto x compare a più b volte. E quindi giustamente x alla a più b. Questa è la spiegazione di questa regola che vi è ben nota, usando la definizione che abbiamo dato un attimo sopra. Quindi questa è la prima proprietà. Seconda proprietà, x alla a, il tutto alla b. Questa è la classica regola, potenza di potenza. Questo cosa fa? X elevato alla a per b. Motivo? Se io scrivo x alla terza tutto alla quarta, cosa vuol dire questo? Vuol dire x alla terza moltiplicato per se stesso quante volte? 4 volte. Quindi questo è x alla terza per x alla terza per x alla terza per x alla terza. Qui ho usato la definizione di potenza quarta. Ciascuno di questi x alla terza che cos'è? X moltiplicato per se stesso 3 volte. Quindi quando vado a sciogliere questa diventa x per x per x per, questo è x per x per x per, questo è x per x per x per, questo è x per x per x. Alla fine ho 4 gruppi da 3x, quindi quante x? 12x, uguale x ripetuto 12 volte. In generale, se avete A e B, è lo stesso discorso, avete A gruppi, ciascuno dei quali conta B volte x, o viceversa. Questa è la regola per la potenza di potenza. Terza regola, x alla A per y alla A. E questo che cosa fa? X per y alla a. Sapete darmi una spiegazione? Se avete, diciamo, x alla terza per y alla terza, questo che cos'è? 3 volte x per 3 volte y. Adesso cosa fate? Li mettete 1 e 1. Cosa diventa? Diventa x per y per x per y per x per y. Cosa state usando nel fare queste cose qua? State usando proprietà commutative della moltiplicazione, cioè io posso eseguire le moltiplicazioni nell'ordine che mi pare, il risultato non cambia. E questo che cos'è? Questo è xy tutto alla terza, perché xy moltiplicato per se stesso 3 volte. Quindi questo giustifica questo tipo di proprietà, se invece di essere alla terza, alla 27esima è uguale, solo più lungo. X alla A più x alla b e x alla A meno x alla b. Ecco, qui bisogna stare attenti a non fare cose creative tipo x alla A più b, x alla A meno b o cose di questo tipo. In questi casi ricordatevelo così, non c'è una formula particolarmente furba che esprima queste cose qua. Cioè, oltre a ricordarvi le cose vere, ricordatevi anche le cose false. Perché è importante di fronte a queste cose qui non scrivere. Tipo, se io, ciò non vuol dire che non si possa dire niente, se io ho 2 alla 100 più 2 alla 100, quanto fa questo? Ecco, benissimo, 4 alla 100, hai fatto bene a dirlo. Questo è? No, non è nulla di furbo, è qualcosa di non furbo, che è diverso. Questo è un no grosso come una casa. Vedete che gli errori arrivano? Qualcosa di più ragionevole? 2 alla 101. Perché 2 alla 101? Qualcuno si starà immaginando.
2 alla 100 più 2 alla 100, che cosa è uguale? È uguale a 2 per 2 alla 100, che qui non ci piove. Quindi questo è 2 alla 1 per 2 alla 100. Ma adesso veramente questo è 2 alla A per 2 alla B, è la formula di prima, quindi questo è 2 alla 101. Vedete che in un nulla siamo arrivati già a delle cose che vi lasciano interdetti. Partendo da 2 per 2 per 2 per 2 per 2, partendo da cose così semplici. Va bene, questo era il caso, e siamo all'inizio, perché era il caso di esponente intero positivo. Il caso di esponente nullo, cosa succede? X alla 0, quanto fa? 1. Esponente negativo. Esponente intero negativo. X alla meno A. Dove A è un numero positivo, x alla meno 2, tipo. Uno fatto x al quadrato. Mi torna? Quindi x alla meno A che cosa fa? 1 fatto x alla A. Ci sono delle restrizioni su x? Deve essere diverso da 0, se no non si può dividere per 0. In questo caso qui c'erano restrizioni su x? Ni, diciamo, meglio per x diverso da 0. 0 alla 0 è un concetto che non voglio indagare, al quale comunque bisogna prestare attenzione. 0 alla 0 diciamo che non si può fare, come dividere per 0, è della stessa famiglia di problemi. Allora, continuano a valere le stesse proprietà, anche con esponente negativo continuano, adesso non vi faccio la verifica, a valere le stesse proprietà. Beh, in realtà non ve l'avevo scritta la proprietà prima, ve la scrivo adesso, è questa qui. X alla A diviso X alla B. E X alla A meno B. È una proprietà nuova questa oppure una conseguenza delle proprietà che abbiamo già visto? In realtà è una conseguenza perché X alla A diviso X alla B... Che cos'è? È x alla a per 1 diviso x alla b. Fin qui non ci piove. 1 diviso x alla b che cos'è? È x elevato alla meno b. Quindi questo è x alla a per x elevato alla meno b. Adesso sommo gli esponenti. Quando ho il prodotto delle potenze sommo gli esponenti per la regola di prima. Quindi questo diventa x alla a meno b perché sommo gli esponenti, la regola che abbiamo visto. Sommo gli esponenti per la regola che abbiamo visto all'inizio. Cosa importante è che queste regole continuano a valere in ambito di esponenti negativi. Pensate un attimo cosa vuol dire questa cosa qua. Questo x alla a vuol dire che c'è una frazione in cui sopra c'ho scritto x per a volte e sotto c'ho scritto x per b volte. Immaginate di semplificare. Poi avanzeranno delle x di sopra o di sotto a seconda di quale dei due esponenti è più grande. Se i due esponenti sono uguali, cosa succede? Si cancella tutto e viene 1, infatti x alla 0 fa 1. Se avanzano delle x sopra, vuol dire che a meno b è positivo, e se avanzano sotto, vuol dire che è negativo. Quindi fino a qui siamo al caso di esponenti interi, positivi, negativi e nulli. Caso successivo qual è? Esponente frazionario. Esponente frazionario cosa vuol dire? Cosa vuol dire x
elevato a un numero A diviso B. Vuol dire radice biesima, diciamo radice di indice B, di x alla A. Quindi x alla 1/2, cosa vuol dire? Radice quadrata di x. X alla 1/3, radice cubica di x. X alla 2/3. Radice cubica di x quadro. Perché è ragionevole porre queste definizioni? Ragionevole porre queste definizioni perché x alla 1/2 al quadrato, applico la regola di quando c'è potenza di potenza, questo deve venire. Se voglio che valga la regola che posso moltiplicare gli esponenti, deve venire x alla 1/2 per 2, cioè x alla 1, cioè x. Quindi x alla 1/2, è qualcosa che elevato al quadrato fa x. Se voglio, qui non ho fatto, non ho usato la radice, qui ho usato la regola delle potenze, ho usato x alla a, il tutto alla b, quella regola di prima. Quando c'era la potenza di potenza, cosa si faceva? Si moltiplicavano gli esponenti, quindi 1/2 per 2, quindi x alla 1, quindi x. Quindi x alla 1/2 è qualcosa che al quadrato fa x. Qual è quella cosa che al quadrato fa x? Radice di x, sostanzialmente per definizione. Bisognerebbe indagare questioni di segno, però questa è una cosa che facciamo durante i corsi. Quando vedete radice pensate sempre a quella positiva, quindi radice di 4 è 2, punto, non più o meno 2 o cose folcloristiche. Radice di 4 è 2. Lo indagheremo meglio questo durante i corsi. Continuano a valere le stesse proprietà, quindi quanto fa radice di x e poi ci metto una radice cubica? Radice cubica di radice di x. Oh mamma, non mi ricordo le regole dei radicali? Non è nulla di nuovo, sono le regole delle potenze che abbiamo visto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire radice cubica, radice di x come lo posso scrivere? Di x alla 1/2. Ma radice cubica di qualcosa cosa vuol dire? Vuol dire fare quel qualcosa elevato alla 1/3. Quindi questo altro non è che x alla 1/2 elevato a sua volta a 1/3. Visto in questo modo, cosa è diventato? Potenza di potenza. Quando ho i due esponenti così, cosa faccio? Li moltiplico. Quindi questo qui diventa x elevato alla 1/2 per 1/3. Quindi x elevato alla 1/6. Quindi se voglio tornare a scriverlo in termini di radici, allora magari vi ritorna in mente la regola dei radicali, che quando avete radicale di radicale, cosa fate? Moltiplicato tra loro l'indice di radicali, ma serve ricordare questa regola? Assolutamente no, perché è una conseguenza delle regole delle potenze. Se li pensate come potenze, è semplicemente potenza di potenza, quindi prodotto degli esponenti. Se avete radice di x per radice di y, questo che cos'è? Facciamo i passaggini che ci stanno in mezzo. Questo è x alla 1/2 per y alla 1/2. Vi ricordate? Questo è x alla a per y alla a. Questo diventava xy alla 1/2. Che regola ho usato qui? Ho usato la solita regola x alla a per y alla a uguale x per y tutto alla a, che abbiamo citato prima. E che cos'è radice? Che cos'è xy alla 1/2? È radice xx, per definizione di potenza 1/2. Questo per aiutarvi a ricordare le cose come conseguenza di poche regole generali, che sono quelle delle potenze. Se avete
radice di x più radice di y, o radice di x meno radice di y, queste cosa sono uguali? Se avete capito l'aria che tira, nulla di furbo. Più difficile, radice di 2 per radice terza di 2. Oh mamma, come si faceva questo? Radice sesta di 4, radice quarta di 2, radice moltiplico di sopra, di sotto, sommo, moltiplico. C'è mille possibilità. Bisogna ricordare la regola? Assolutamente no. La regola va dedotta da poche cose semplici. Quali sono le cose semplici? Le proprietà delle potenze. Questo che cos'è? Questo è 2 elevato alla 1 mezzo per 2 elevato alla 1 terzo. E questo fa 2 elevato a 1 mezzo più 1 terzo. Che regola ho usato? 2 alla A per 2 alla B uguale 2 elevato alla A più B. Questa è una delle tre regole che sappiamo. Un mezzo più un terzo quanto fa? Un mezzo più un terzo fa 5 sesti, quindi questo è 2 elevato alla 5 sesti. Ormai le frazioni le ho fatte l'altra ora, quindi le diamo per buone. E questo è riscritto in un'altra maniera, che cos'è? Radice che indice? Sesta. 2 alla quinta fa 32, se uno lo vuole esplicitare di più. Era del tutto imprevedibile da questa scrittura. Cioè, non c'è una regola che permette di passare da qui in fondo direttamente, ma applicando le regole delle potenze questo viene tranquillo. Radice, facciamone ancora uno, poi vi faccio fare voi. Radice quinta di 2 per radice terza di 4. Allora, qui verrebbe in mente di usare questa regola qua. Se uno ha x alla a per y alla b, no, questo sarebbe 2 alla 1 quinto per 4 alla 1 terzo. Quindi servirebbe una regola per fare questa cosa qua. Ma questo qui, la regola dice... Per questo non c'è una semplice formula, nulla di furbo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questa qui spesso uno parte e scopre che per quella via non va da nessuna parte. Quando è che si possono applicare le regole? Quando la base è la stessa. Quindi la base deve essere 2 sia nella prima potenza sia nella seconda, perché allora posso sommare gli esponenti. Se le basi sono diverse non posso fare niente. Allora la vera partenza qual è? Radice quinta di 2 per radice terza di 4. Questo che cos'è? È radice quinta di 2 per radice terza di 2 al quadrato. Allora il primo che cos'è? 2 elevato a 1 quinto per 2 elevato. Adesso che cosa applico? Questo è 2 alla A per 2 alla B, e dunque è 2 alla A più B. Quindi questo è 2 elevato a 1 quinto più 2 terzi, uguale, che cos'è 2 alla 1 quinto più 2 terzi? 2, beh, bisogna fare il denominatore, 15, 3 più 10, e quindi è 2 elevato alla 13 quindicesimi. Quindi radice quindicesima di 2 alla 13. Basta andarci calmi e le cose vengono. Quindi io adesso però vediamo cosa succede quando si studia. Magari avete capito quello che vi ho detto. Spero che qualcosetta abbiate capito e vi sembri chiaro. Provate a fare gli esercizi e vedrete che non è così. Se avete dei dubbi, chiedete. Poi... diciamo quando saranno le 11:15 ne facciamo alcuni insieme. Cioè, lavorate un po' da soli, poi nel finale li facciamo insieme.
Voglio fare soltanto con un paio di esempi di applicazione, così forse vi trovate meglio. Se voi avete un'equazione del tipo, vabbè, spero che siano cose ovvie, a alla quarta uguale 2 alla quinta, come fate per risolvere un'equazione di questo tipo? Elevo a destra e a sinistra alla, elevo tutto alla un quarto. Qual è il motivo di elevare alla un quarto? Cosa mi ritrovo? A alla quarta alla un quarto uguale 2 alla quinta alla un quarto. Qual è lo scopo di aver fatto questo? Che a sinistra questo e questo se ne vanno per la regola che si moltiplicano gli esponenti e quindi ottengo A uguale 2 elevato alla 5 quarti. Adesso era evidente che la soluzione era questa, ma se gli esponenti sono un po' più complicati diventa meno evidente. Similmente, se l'A ce l'ho all'esponente, diciamo 4 elevato alla 3A uguale 2 elevato alla 7. Quanto vale A? Cosa faccio? Intanto cerco di scrivere tutto con la stessa base. Primo, scrivo tutto con la stessa base. Scrivere tutto con la stessa base vuol dire che invece di scrivere 4 scrivo 2 alla seconda elevato alla 3a è uguale 2 alla settima. Adesso 2 alla seconda elevato alla 3a quanto fa? 2 alla 6a, per quale motivo? Potenza di potenza. Dovete annoiarvi. Quando vi accorgete che applicate sempre la stessa roba, vuol dire che state imparando. Quando invece ogni volta siete di fronte a una cosa strana e cercate qualcosa di creativo, probabilmente la risposta è nulla di furbo. Quindi soltanto quando ci si annoia si sta andando sicuri. Adesso questo abbiamo detto è 2 elevato alla 6a uguale 2 alla settima. Adesso cosa faccio? Uguaglio gli esponenti. Se la base è la stessa, se la base è la stessa, gli esponenti devono essere uguali. Gli esponenti devono essere uguali. Conseguenza, 6a uguale a 7 e quindi a uguale a 7 sesti. Cosa che era del tutto non prevedibile a vedere questa scrittura, però applicando le solite tre regole ci si riesce. Ok, ora siete veramente pronti per fare. Allora, facciamo, che ne so, facciamo questo, radice aesima di 16 uguale a 2. Non abbiate paura a fare tanti passaggi, vedete che io faccio in media più passaggi di quanti vedo fare a voi mentre giro tra i banchi. D'accordo? 16 che cos'è? 2 alla quarta, quindi questo è 2 alla quarta radice aesima uguale a 2. Che cosa vuol dire fare radice aesima? Questo è come dire 2 elevato alla 4 diviso a uguale 2 elevato alla 1. Uguale agli esponenti perché ho la stessa base. 4 su a uguale a 1. 4 su a uguale a 1. E quindi A uguale a 4. Chiaro? Questo era il primo. Il secondo che cos'è? Radice aesima di 16 uguale a 4. Vabbè, quello è del tutto simile e non ve lo faccio. Radice quarta di A uguale a 3. Radice quarta di A uguale a 3. Questo come lo scrivo? Radice quarta lo scrivo come A alla un quarto. Quindi questo lo scrivo come A elevato a un quarto uguale a 3. Adesso cosa faccio? Elevo a destra e a sinistra alla quarta. Cosa ottengo? A alla un quarto uguale a 3, elevo tutto alla quarta, ho detto. Alla quarta, alla quarta. In questo modo 4 e 4 se ne vanno. Per cosa? Per la regola della potenza di potenza, che si moltiplicano gli esponenti. Un quarto per 4 fa 1.
e quindi A uguale, se ne sono dati gli esponenti, diventa A alla 1, cioè A uguale 3 alla quarta, e quindi 81. Poi, A alla 1 mezzo uguale a 5, beh, questo è semplice. A alla 1 mezzo uguale a 5, cosa faccio? Elevo alla 2. Cosa ottengo? A alla 1 mezzo al quadrato uguale 5 al quadrato. Gli esponenti se ne vanno come al solito. A uguale a 25. E questo era semplice. Successivo com'è? A alla 3 mezzi uguale 27. Dato 27 che cos'è? 3 alla terza. Quindi A alla 3 mezzi uguale 3 alla terza. Adesso cosa elevo? Se mi devo levare dalle scatole questo esponente, io elevo alla 2 terzi e così se ne va. Elevo alla 2 terzi. Cosa ottengo? A alla 3 mezzi elevato alla 2 terzi uguale 3 alla terza elevato alla 2 terzi. Vantaggio? Questo se ne vanno. E io resto con A uguale 3 alla terza elevato alla 2 terzi. Adesso che regola applico qui? Potenza di potenza, gli esponenti si moltiplicano e quindi cosa ottengo? 3 elevato alla 3 per 2 terzi e quindi 3 alla seconda e quindi 9. Semplificato gli esponenti. Poi, successivo. A alla meno un mezzo uguale a un quarto. Un quarto che cos'è? È 1 diviso 2 alla seconda. Quindi volendo è A alla meno un mezzo uguale 2 alla meno 2. Mi torna? A cosa elevo? Ma quelli un po' timidi elevano alla seconda. Io eleverei addirittura alla meno 2. Elevo alla meno 2. Cosa ottengo? Ottengo A alla meno un mezzo elevato alla meno 2 uguale 2 alla meno 2 elevato alla meno 2. Vantaggio? Questi esponenti se ne vanno. Qui rimane A uguale, qui gli esponenti si moltiplicano, quindi 2 elevato alla meno 2 per meno 2, quindi 2 alla quarta e quindi 16. E quindi il numero A è uguale a 16. Quello dopo, cerchiamo di arrivare fino a questo qui, che è quello che mi avete chiesto. 2 alla meno A uguale a un ottavo. Otto che cos'è? E quindi 2 alla meno A uguale agli esponenti, stessa base, quindi uguale agli esponenti, meno A uguale meno 3 e quindi A uguale a 3. Otto alla A uguale a 4. Cosa faccio? Problemi di base, quindi 8 e 4 diventano 2 alla terza e 2 al quadrato. Questo è 2 alla terza torna? Adesso cosa faccio? Qui applico potenza di potenza, quindi questo è 2 elevato alla
3a è uguale 2 al quadrato. Stessa base. Uguale agli esponenti 3a e quindi a vi tornano questi ragionamenti? Radice aesima di 16 uguale 8. Prima cosa da fare? Stessa base che la base 2. Quindi radice aesima di 2 alla quarta è uguale a 2 alla terza. È vero che faccio più passaggi di quelli che fate voi quando fate gli esercizi? Mi piace andare tranquillo, cioè, l'importante è il passo del montanaro, cioè si va piano ma se ne possono fare 3.000 di fila a questa velocità, se invece uno salta si incasina, quindi andate piano e andate sicuri. Adesso cosa faccio? Questo diventa, uso la definizione di potenza frazionaria qui, questo diventa 2 elevato alla 4 diviso A uguale 2 alla terza. Cosa dico ora? Stessa base. Quindi 4 su A, adesso prendetevela con chi vi ha spiegato le frazioni, A uguale 4 terzi. Equazioni con le frazioni le abbiamo fatte. Quello dopo cos'è? Il 2 alla 20, il 2 alla 19? E quello là? E questo è il pomo della discordia di solito, il punto in cui 2 alla 20 meno 2 alla 19. Allora, la cosa importante volendo 2 alla 1 per 2 alla 19. Vi torna questa? Questa è una banalità. Sommo gli esponenti, è la regola della somma degli esponenti. No? 2 alla x per 2 alla y uguale 2 alla x più y, applicata al contrario. Cioè ho scomposto il 20 in 1 più 2, più 2 alla 19. Quindi che cosa ho? Che 2 alla 20 meno 2 alla 19, questo è 2 per 2 alla 19 meno 2 alla 19. E voi dite, vabbè, si è complicata la cosa. In realtà no, cioè abbiamo praticamente finito, perché adesso voi questo 2 alla 19, dimenticatelo. Se non lo volete dimenticare, chiamatelo cane. Come ho detto prima, qualcuno di voi che in quel momento ha capito, questo è due volte un cane, quindi due cani meno un cane. Vi torna, è due volte qualcosa meno lo stesso qualcosa. Due cani meno un cane fa un cane. Adesso che il cane sia 2 alla 19, due cani meno un cane fa un cane, si possono sottrarre cani, l'importante è non sottrarre cose diverse, insomma. Quindi, risultato, 2 alla 20 meno 2 alla 19 è uguale a 2 alla 19. Cioè il primo, 2 alla 20, è il doppio del secondo, quindi quando sottraggo ne rimane solo uno. Io spero vivamente che nessuno abbia scritto 2 alla 1, ma sono sicuro che molti l'hanno fatto. Va bene, giusto c'è un pezzo di pagina, facciamo ancora uno di questi due. Quale vi faccio? Vabbè, radice di 2... radice di 2 per radice di 2 uguale a radice di A. Facciamo questo. Radice di 2 per radice di 2 uguale a radice di A. Usiamo le potenze. Questo che cos'è? 2 alla 1 mezzo per 2 alla 1 mezzo uguale A elevato alla 1 mezzo. Adesso quanto fa 2 alla 1 mezzo per 2 alla 1 mezzo? Stessa base, sommo gli esponenti. Quindi questo fa 2
2 alla 1 mezzo più 1 mezzo fa 2 alla 1, quindi 2 adesso cosa faccio? Volendo essere pedante elevo alla seconda, che lo faccio così approfittando del fatto che io ho la lavagnetta, questo e questo se ne vanno, diventa 2. Se avete capito potete fare tutti i rimanenti. Oh, io mi ricordo una volta che